Stamattina parliamo di un'altra vicenda che riguarda oltre 300 morti e sono gli anziani del più albergo Trivulzio, morti appunto per una gestione del più albergo piena di errori evidentemente. Poi naturalmente la colpevolezza dell'indagato, l'unico indagato, Giuseppe Calicchio, il direttore generale del più albergo Trivulzio, sarà eventualmente stabilita in un processo che per il momento non c'è. Calicchio è indagato, c'è un'indagine che la Procura di Milano aveva chiesto di archiviare, a dire la verità. Poi l'associazione che si è creata attorno ai familiari delle vittime del Trivulzio e di altre case di riposo, l'associazione Felicita, ha fatto opposizione e allora il giudice per le indagini preliminari ha disposto ulteriori approfondimenti. Cosa vuol dire? Vuol dire per esempio incidente probatorio. Tra un'oretta, circa un paio d'ore, all'aula bunker del carcere di San Vittore c'è appunto un'udienza importante per questo incidente probatorio. È con noi Alessandro Azzoni, presidente dell'associazione Felicita. Ben trovato, buongiorno Alessandro. Buongiorno Lorenzo, grazie per l'invito. Allora, questo è un passaggio significativo per voi, perché insomma, per fortuna il GIP ha accolto la vostra opposizione e ci saranno ulteriori approfondimenti, quindi insomma, sventato per ora il rischio che tutto finisca in nulla, ecco, è così. Sì, è così. Oggi un ulteriore passaggio. Ricordiamo, a 3 anni dai fatti accaduti, siamo ancora in attesa che un vero e proprio procedimento, come hai detto bene tu, un vero e proprio procedimento penale possa iniziare per fare luce, come chiediamo ormai da anni, su quanto accaduto. Nelle indagini fatte in modo molto capillare dalla Guardia di Finanza sono emerse le gravi negligenze della gestione scellerata da parte della dirigenza del Trivulzio in quei mesi. E ciò non di meno, purtroppo ad oggi ci troviamo ancora a non essere sicuri che un procedimento penale che possa far luce sui fatti accaduti sia certo e possa iniziare. Oggi, come hai detto, sarà la giornata nomina dei periti per l'incidente probatorio, ovvero la GIP ha chiesto di estendere le indagini non solo ai primi 2 mesi, marzo-aprile 2020, ma di proseguire le indagini fino al 30 giugno, e di nominare degli esperti che potessero con una nuova consulenza chiarire meglio che cosa sia successo all'interno del progetto Trivulzio in quei mesi tragici. Noi depositeremo anche attraverso il nostro studio di avvocati la richiesta di acquisire gli atti dell'indagine della Procura di Bergamo. Perché già in realtà il 21 luglio del 2021 noi avevamo chiesto di allargare il numero degli indagati, per loro garanzia naturalmente, alla scala di comando che sopra alla dirigenza del più albergo Trivulzio ha avuto delle responsabilità a nostro parere per quanto successo. Faccio ovviamente riferimento a responsabilità politiche, ma anche di omesso controllo, quali per esempio i responsabili ATS di quei mesi. È un passaggio, diciamo, più tecnico oggi, che speriamo porti appunto alla concretizzazione dell'apertura di un procedimento penale. Però Lorenzo, se mi dai l'opportunità, io oggi vorrei fare un ragionamento anche forse un pochino più ampio, che va oltre gli aspetti strettamente giuridici e tecnici. Cioè il senso di questo procedimento penale, il senso di questo nostro impegno, di questa grande profusione di sforzi da parte dei familiari delle vittime, che sono dopo 3 anni ancora più determinati a cercare di far luce su quanto è successo e quindi nel continuare nell'aprire un procedimento penale.
Ci sembra questa un'importantissima occasione perché far luce sui fatti del Trivulzio che hanno assunto una valenza simbolica rispetto alle 15.000 morti che ci sono state in tutte le RSA italiane, ecco, far luce su quanto è successo al Trivulzio significa far luce su una carenza, una disfunzionalità di un sistema che non funziona. Ora, nonostante i proclami di quei mesi, vi ricorderete, le parole, tutti gli schieramenti politici erano determinati nel investire nella sanità territoriale, nella sanità di prossimità. E a parole si erano determinati a fare in modo che quello che accadde non potesse più succedere. Diciamo che il Covid, per quanto riguarda almeno le RSA, è stato uno, se vogliamo prenderlo come uno stress test, è stato uno stress test fallito, dal quale però non abbiamo imparato nulla. Oggi siamo nelle stesse condizioni. Abbiamo visto che le persone oggi all'indagine nominate nell'indagine della Procura di Bergamo sono al loro posto e gli investimenti in sanità non sono stati tagliati. Quindi ci sembra davvero che un procedimento che metta in discussione strutturalmente quanto successo sia l'unica via per capire quello che è accaduto e per insegnarci qualcosa di diverso per il futuro. Oppure la domanda è: dobbiamo rassegnarci alla prossima ecatombe, alla prossima probabile pandemia o virus che colpirà il pianeta. Ecco, noi ci chiediamo oggi se siamo attrezzati ad affrontare una prossima emergenza pandemica, un prossimo virus. E la risposta è no, non lo siamo. E questo è gravissimo, forse non è degno neanche di un paese civile. Ecco da qui il nostro sforzo, appunto, che non è un desiderio di vendetta, ma è l'unico strumento che pensiamo di avere, per poter, essere attivi, cittadini attivi, in un cambiamento che, purtroppo non vediamo arrivare dalla politica. Grazie, grazie Alessandro Azzoni, portavoce presidente dell'Associazione Felicita, e grazie per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie a voi, a presto.